Amici di Motori Online, io sono Matteo Gallucci e l'auto che vedete con me qui oggi ha dovuto cambiare le sue forme con una carrozzeria tendente allo stile delle crossover per resistere sul mercato dove il segmento delle monovolume è stato quello più penalizzato dall'avvento delle SUV. E allora, ladies and gentlemen, dopo 5 generazioni, 36 anni di onorato servizio e oltre 1.300.000 unità vendute in tutto il mondo, vi presento la nuova Renault Espace Restyling 2020 e oggi scopriamo assieme tutti i suoi pregi e difetti nel nostro com'è e come va. Com'è fuori? Come di consueto partiamo dalle dimensioni, perché la Renault Espace è una monovolume di grande stazza e misura in lunghezza 4,86 m, in larghezza 1,89 m e in altezza 1,68 m con un passo di 2,88 m. Dopo 5 anni dal debutto arriva il fatidico restyling di mezza età, che non stravolge le linee già futuristiche dell'Espace del 2015. Sembra davvero una piccola space shuttle su ruote, con il grande logo Renault in bella mostra sulla calandra in nero lucido che collega tra loro i nuovi fari a LED adattivi Matrix Vision. Sotto la cornice cromata vediamo già il nome dell'allestimento top di gamma, ma le forme dell'Espace non sono da tipica ovetto, ma da vera crossover, con tanto di una buona luce da terra e paracolpi anteriori e posteriori. Il tetto è basso, la linea di cintura alta e i finestrini stretti, con enormi cerchi da 20 pollici dedicati a questo allestimento. Le luci posteriori sembrano incastonate nella carrozzeria e il lunotto quasi piccolo rispetto all'imponenza del portellone. Rivisto anche il paraurti posteriore, che ora integra due finti scarichi. Com'è dentro? Con il restyling 2020 l'interno del Renault Espace rimane più o meno simile, quindi cosa in realtà cambia? Beh, il tunnel centrale, lo schermo dell'infotainment e anche lo schermo del cruscotto, che ora è tutto interamente digitale. Però si capisce subito che siamo all'interno di un'auto premium, quasi da far invidia alle tedesche. Infatti selleria, plancia, interno, porte sono in pelle con finiture molto ricercate e la plancia in stile aeronautico con la leva del cambio automatico che ricorda la cloche di un aereo ed è davvero molto gradevole. Tantissimi i vani e scomparti porta oggetti e molto piacevole l'illuminazione di cortesia e di bordo modificabile a proprio piacimento. Com'è l'infotainment? Il centro di comando della nuova Espace è il Renault Easy Connect, che permette una mobilità connessa. Il tutto gestibile dal grande schermo centrale da 9,3 pollici con sistema multimediale Renault Easy Link. Ovviamente lo schermo è touchscreen, ma è provvisto anche di una comoda rotella e tasti di scelta rapida direttamente sul tunnel centrale. Ovviamente i protocolli di Apple CarPlay e Android Auto sono pienamente integrati, mentre il cruscotto Driver Display è interamente digitale e ha una diagonale da ben 10,2 pollici, con tanto di mappe e navigatore integrate. Com'è l'abitabilità? A livello di abitabilità non c'è niente da dire, la carrozzeria da monovolume è la migliore per sfruttare bene gli spazi e per trovare di meglio bisogna andare sui veicoli commerciali. Chi siede davanti ha una vera e propria poltrona da business class con tanto di massaggio personalizzato, mentre chi siede dietro non ha nessun ingombro da tunnel centrale, perfettamente piatto. E in più si può portare avanti o indietro la singola seduta per guadagnare spazio per le gambe o per il vano di carico. Com'è il bagagliaio? Il vano di carico è praticamente infinito, sono 660 litri la capienza standard, ma battendo il divano posteriore raggiungiamo i 2100 litri di capacità totale. Ma la vera chicca è all'interno, una pulsantiera dedicata per andare a battere singolarmente ogni seduta e creare un piano perfettamente piatto. Davvero trasloco, non ti temo. Come va? Eccomi al volante della nuova Renault Espace, la seduta è sempre comoda, sempre rialzata, si domina la strada, un'auto pensata per le famiglie, infatti anche per le famiglie numerose, perché si possono avere due sedute in più nel vano bagagli al prezzo di 1200 euro supplementari. Ma come si guida questa monovolume così grande? Beh, innanzitutto parliamo di un aspetto tecnico molto importante, perché sulla Renault Espace abbiamo il 4Control. Cosa vuol dire? Non fa riferimento alla trazione integrale, bensì al sistema
delle quattro ruote sterzanti di Renault. E funziona in una maniera abbastanza semplice, nel senso che sotto ai 50 km orari le ruote posteriori sterzano controfase rispetto a quelle anteriori. Quindi immaginiamoci di fare una manovra a bassa velocità o a parcheggiare quest'auto. Beh, l'agilità è il suo punto di forza. Per diametro di sterzata raggiungiamo circa gli 11 metri, pari a una Renault Clio, quindi è davvero, non sembra di guidare una monovolume che sfiora i 5 metri, bensì una city car. Sopra i 50 km orari cosa succede? Succede che le ruote posteriori seguono in fase quelle anteriori, quindi abbiamo più stabilità e una percorrenza di curva in maniera davvero molto più efficace. E lo notiamo subito sul volante, perché questo sistema 4Control lavora in sinergia con le sospensioni a controllo elettronico e con il multisense. Che cos'è il multisense? È esattamente il centro di comando che ha un fiorellino come logo e un tasto di scelta rapida proprio sul tunnel centrale, e qui troviamo le varie mappature per cambiare la dinamica di guida dell'auto. Quindi abbiamo il MySense, che è completamente personalizzabile rispetto al nostro gusto, poi abbiamo Comfort, Eco e Sport, e davvero queste mappature cambiano molto l'anima della Renault Espace. Sotto al cofano della nostra Renault Espace abbiamo il motore turbo diesel Blue DCI da 200 cavalli e 400 newton per metro di coppia. Un motore molto prestante, nel senso che tutta questa coppia l'abbiamo davvero in basso ed è funzionale per muovere veramente molto agilmente gli oltre 1800 kg di questa lunga auto. È un motore che viene abbinato alla trasmissione automatica EDC, quindi al cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, e come vi dicevo la trazione è solo anteriore. Un motore che in base a come affondiamo il piede sul gas può darci una risposta più o meno brusca. Infatti dobbiamo sempre ricordarci le misure e il peso di quest'auto, soprattutto in uscita di curva. A livello di prestazioni, la nuova Renault Espace con questo motore turbo diesel davvero prestazionale si difende decisamente bene, visto che stacca lo 0 a 100 in 9,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 235 km orari, a fronte di consumi che cambiano molto rispetto al vostro stile di guida, ovviamente, ma anche rispetto al percorso scelto. In ambito cittadino è difficile fare più di 10 km al litro, mentre questa percorrenza raddoppia se facciamo per esempio dei grandi viaggi in autostrada a velocità da codice. Infatti a 130 km orari si sfiorano i 20 km al litro. Quindi la Renault Espace è un'auto pensata per le famiglie numerose o per chi viaggia a pieno carico lungo le autostrade, quindi per i lunghi viaggi. Ma è anche un'auto che non dovete avere timori reverenziali per parcheggiare, quest'auto di quasi 5 metri, perché abbiamo il parcheggio automatico in ogni posizione. Quindi voi dovrete davvero soltanto premere un tasto e a parcheggiare ci penserà lei. Una cosa che mi sento di dire è che la scelta di avere cerchi da 20 pollici, beh, va a penalizzare un pochino il comfort. Un'auto che è estremamente curata a livello acustico fa filtrare ben poco, anche a livello di fruscii di aerodinamica, eppure questi pneumatici e questi cerchi così grossi mi fanno avvertire un po' troppo pavé e buche nel manto stradale. Infine, il plus che regala questo restyling 2020, e beh, sono ok, va bene, un infotainment rinnovato, più facile, un'auto connessa a internet, Apple CarPlay, Android Auto disponibili, però anche tutti quei sistemi di ausilio alla guida e di sicurezza di guida autonoma di livello 2 che ci fanno guidare davvero in totale sicurezza. Quanto costa?
Stile, tecnologia e dimensioni imponenti, con un prezzo d'attacco di 43.700 euro per la versione Business TCE 225 EDC FAP, fino ad arrivare al top di gamma, l'Initial Paris, con motore DCI 200, cambio automatico EDC, che è esattamente la versione in prova e che costa 55.400 euro. Infine veniamo alle tre cose che mi piacciono, alle tre cose che non mi piacciono. Mi piace il suo design, la principale motivazione d'acquisto di questa automobile, che è una monovolume, quindi praticamente una categoria protetta, visto che i grandi costruttori preferiscono sempre più le SUV. Mi piace anche molto il sistema 4 Control alle quattro ruote sterzanti, che regalano davvero un'agilità inaspettata. E mi piace molto il nuovo sistema di infotainment per grafica e funzionalità, ma anche tutti i sistemi di guida autonoma di livello 2, ovvero tutto quello che mancava rispetto alla generazione 2015, quindi pre-restyling. Cosa non mi piace? Non mi piace molto la scelta stilistica di avere un grosso cerchio da 20 pollici che va a penalizzare purtroppo un po' il comfort. E ho trovato anche il selettore del cambio un po' lento tra passaggio drive e retromarcia. E in più devo segnalare che il vano bagagli nella precedente generazione faceva un pochino meglio, anche se questo è davvero lo stesso infinito. E allora voi cosa ne pensate delle monovolume? Le preferite ai SUV, per esempio? Beh, fatemelo sapere nei commenti sotto a questo video. Lasciate like se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale di YouTube e seguiteci su tutti i social e anche sul sito di motoreonline.com, dove troverete l'articolo di approfondimento. Per oggi è davvero tutto, al prossimo video. Ciao!